candidato ministro della giustizia, vero? Candidato ministro della giustizia prima delle elezioni. Sì. Oh, ciao Mario. Ciao, e buonasera, buonasera. Il nostro grande Mario Giordano, che siamo riusciti anche a portarlo a Roma. Nella pioggia, negli auto nella siete in cielo. Perché a Milano non pioveva? No, a Milano non pioveva, no. Non pioveva, no, invece qui col diluvio, però, vedi, siamo riusciti anche a portarlo qui. E come va? No, bene, insomma, bene, compatibilmente, bene, è una parola grossa, però... No, ma compatibilmente, con la situazione politica o in generale? In generale, diciamo, in generale. No, anche lui ci ha avuto le sue vicissitudini. Beh, non voglio approfondire, però, insomma, sono state... Sono state vicissitudini. Sgradevole? Sì, non è stata una situazione piacevole, ma insomma, vediamo, continueremo a fare il nostro lavoro, credo, spero. Però, insomma, anche... negative. Beh, sono state delle situazioni non piacevoli successive, ma ripeto, continueremo a fare, credo che ci siano le possibilità per continuare a fare il nostro lavoro nelle migliori condizioni possibili. Ecco, noi speriamo davvero che Marco Giordano possa continuare a fare il suo lavoro nelle migliori condizioni possibili. La libera informazione Mario fondamentale. Giordano. Sì, appunto, quindi glielo auguriamo, in tutti i modi. Assolutamente. Ecco, io infatti... Allora, voi chiedete le elezioni anticipate, a questo punto non si capisce più se luglio, giugno, perché prima avete detto l'8 luglio, poi però la prima data utile sarebbe il 22, adesso Di Maio ha parlato di un decreto, però non si capisce come potrebbe nascere questo decreto, per accorciare i tempi del voto degli italiani all'estero e riportare il Paese alle urne già a giugno, ma ci spieghi come potrebbe accadere, cioè proprio tecnicamente? Allora, innanzitutto diciamo che a questa soluzione ci siamo arrivati perché abbiamo dovuto constatare lo stallo totale in cui versa la situazione politica, stallo dovuto alle responsabilità da una parte della Lega, dall'altra parte del Partito Democratico. Questo immagino che ci arriveremo e approfondiremo. Certo. Per quanto riguarda la data delle elezioni, noi abbiamo chiesto di andare al voto il prima possibile. Ora, alcuni dicono che i tempi tecnici dovrebbero consentire comunque fine giugno, inizio luglio. Beh, c'è stata un'indicazione data per il 22 luglio. Il problema, il punto è che attraverso un decreto, che si dovrebbe fare a questo punto immediatamente, si potrebbe andare a intervenire sul regolamento che fissa i 60 giorni e a quel punto anche provare ad abbreviare. Quindi noi diciamo questo, vogliamo andare al voto... No, dico, ma chi lo dovrebbe fare? Faccio concludere, vogliamo andare al voto il prima possibile. Stiamo studiando la possibilità di farlo anche, diciamo, accorciando i tempi previsti dalla legge. Attualmente abbiamo un governo e abbiamo un Parlamento che potrebbe provvedere a tempo di record. Ma il governo ha già detto Mattarella che si dimetterà nel giro di pochissime ore, perché ormai non è più legittimato a stare al suo posto. Ma noi facciamo la nostra istanza politica, poi se dall'altra parte Gentiloni si dimette perché vuole andare a concorrere per i vertici. Si dimette perché gliel'ha chiesto Mattarella, perché nel giro di due giorni darà l'incarico a una persona assolutamente che dovrà formare comunque un governo neutrale, ma lei sa benissimo Gentiloni va via comunque che Gentiloni aveva avanzato anche questa volontà di farsi da parte, e quello che si dice è che voglia andare a concorrere per i vertici del Partito Democratico. Assolutamente sì, soltanto che ci ritroviamo sempre a parlare dei vertici del Partito Democratico e mai degli interessi e dei diritti dei cittadini. Anche dei vostri, diciamo, ne abbiamo parlato un bel po', dei vostri vertici. Assolutamente no. Beh, adesso, sinceramente, non è che sono quelli del Partito Democratico, perché da non c'ho nessun interesse a difendere. Però lo condivido e non è vero. E non è vero, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto delle elezioni per portare al nostro candidato Premier. Siamo stati gli unici sostanzialmente a farlo e siamo gli unici che ci siamo presentati con una proposta politica chiara, sia nei contenuti sia nelle persone che l'avrebbero portata avanti. Dall'altra parte c'è stato il caos prima e dopo il voto. Allora, intanto, Mario, secondo te di chi è la principale responsabilità della situazione, che non ha precedenti nella storia della Repubblica, perché questo è bene dirlo, mai è accaduto che si potesse tornare al voto senza aver costituito un esecutivo anche magari di brevissima durata? Mai è accaduto che andassero al voto
sotto l'ombrellone. Beh, sì, a parte 22 che luglio ci siamo. Sì, è vero, a parte che voglio dire, anche questa cosa qui, si può andare a votare anche che abbiamo la secchiella, la paletta, non possiamo lasciare l'ombrellone, cioè di fronte alla crisi istituzionale, cioè a me fa un po' ridere quando c'è il dramma della grande crisi istituzionale, effettivamente, e poi si dice non si può votare a luglio perché siamo sotto l'ombrellone. Ma con l'olio abbronzante. Non pensi che ci potrebbe essere un astensionismo fortissimo? Penso che ci potrebbe essere, ma penso anche che, ripeto, rispetto alla grave crisi istituzionale, non è un dramma andare a votare a luglio, cioè non è che non si può votare a luglio, non è che il paese si ferma a luglio, che gli ospedali non funzionano, i tram non vanno, si lavora normalmente, eventualmente si può anche andare a votare a luglio, altrimenti a luglio non si può, a settembre c'è la cosa, a ottobre c'è un altro problema, a dicembre c'è Natale, a gennaio c'è la neve, a febbraio c'è Carnevale, e se un motivo per non votare lo si trova sempre, si può votare anche a luglio, si può votare a luglio si può votare, lasciamo l'ombrellone, il seggiolino, andiamo lì, andiamo con no, lasciamo l'ombrellone che ce l'ha, perché non chi è che c'è appunto, ma buona parte degli italiani fa l'altro ombrellone, non ci possono neanche più andare, dice ma si va a votare in infradito, perché il voto è valido solo su uno al tacco 12, se no il voto non ne va, cioè no, ho capito, mi sento una roba, quindi non è che sia una cosa così bizzarra. Detto questo, il principale responsabile, l'abbiamo detto tante volte, Bianca, anche qua, il principale responsabile è che è stata fatta una legge elettorale appositamente per trovarci in questa e per questa situazione. Poi, certo che in questi 60 giorni, nel complesso, le forze politiche non hanno dato un beso. Rispetto ai cittadini, che hanno dato invece un segno chiaro di cambiamento, la risposta è stata una risposta inadeguata. E di questo credo che le forze politiche, tutte nel loro complesso, dovranno rispondere a luglio, a giugno, il 12-15 agosto, dovranno rispondere ai cittadini di fronte a questa cosa, perché la richiesta di cambiamento era stata forte. Questi 60 giorni non sono stati, secondo me, all'altezza. Mi permetta di dire... Sì, però le devo far vedere un servizio discorso, che conferma un po' quello che ha detto mi Mario. Mi aggancio un attimino al discorso che è stato fatto sulla legge elettorale. Ricordiamo che siamo gli unici a non aver votato quella legge elettorale. Certo. Dopodiché il paradosso... Sì, però dopo il voto, il paradosso che si è venuto a creare è che gli unici a cercare di formare un governo per risolvere i problemi dei cittadini, quelli che hanno quotidianamente, siamo stati noi del Movimento 5 Stelle. Perché dall'altra parte ci siamo trovati Matteo Salvini, che alla domanda di cambiamento ha risposto «No, mi dispiace, io devo rimanere con Berlusconi». Onorevole, lei ha ragione, lì c'è un'alleanza, lì ci sono problemi. Voi avete cercato di spaccare un'alleanza. No, io non cerco di spaccare proprio niente. Il punto è che ci siamo trovati in una situazione in cui tutti dovevano cercare di fare un passo avanti e cercare di capire se con un contratto di programma, perché questa è stata la grande rivoluzione che abbiamo portato noi. Mi faccia concludere su questo punto. Noi abbiamo portato questa grande rivoluzione. Dico, facciamo un contratto di programma, scriviamo nero su bianco quello che vogliamo fare, anche le modalità e i tempi, ed è lì che si è bloccato. È lì che si è bloccato tutto, perché in Italia eravamo abituati a dire c'era un veto sulla persona. Perfetto, c'era un veto sulla persona di Berlusconi. Il veto, ora ci arrivo. Devo dare la pubblicità. Io ci arrivo. In Italia eravamo abituati a dire tu quanti ministeri mi dai, io quanti te ne do. Noi abbiamo posto i temi. Nei temi c'è anche il problema Silvio Berlusconi, perché guardi che io, l'ha detto lei, sono il candidato ministro della giustizia del Movimento 5 Stelle, se faccio un governo insieme a Silvio Berlusconi posso andare al ministero, chiudere la porta per 5 anni in vacanza. Cioè, no, il punto è questo, che uno deve anche trovare degli interlocutori con cui è possibile realizzare le soluzioni. Ma avete fatto col PD, con cui avete detto tutto il peggio possibile per mesi, col PD, e il PD se devo obbligatoriamente... Le rispondo dopo la pubblicità. Devo obbligatoriamente andare in pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo. Allora, eccoci qua con Mario Giordano e Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. E oggi però sembrava quasi che potessero esserci dei ripensamenti, insomma, Salvini, anche più che Salvini, Giorgetti hanno invitato molto risolutamente Berlusconi a fare un passo di lato per permettere la costituzione di questo governo. Avuto novità? Posso dirle che in questi 55 giorni circa ogni giorno sembrava che ci fossero dei ripensamenti e ogni giorno arrivavano voci che davano indicazioni su nuovi orientamenti interni ai partiti, che poi alla fine si facevano sempre i fatti loro.
chi ha delle novità da riferire le riferisca al Presidente della Repubblica Mattarella. Noi a questo punto abbiamo fatto tutto quello che poteva essere fatto per provare a individuare i problemi da risolvere insieme alle altre forze politiche. A questo punto la parola deve essere data di nuovo ai cittadini, su questo non ci sono dubbi. Allora Mario, poi voglio farvi vedere un servizio che abbiamo girato a Napoli. Non è stato un po' appunto velleitario pensare di spaccare il centrodestra? Io qui l'ho detto anche tante volte, Bianca lo sa, cioè il centrodestra è unito per interesse, perché non c'è la possibilità, non c'era evidentemente la possibilità, anche queste ultime fibrillazioni, non c'è la possibilità, voler a tutti i costi entrare in casa d'altri, spaccare in casa d'altri. Quando poi si fa invece una proposta, come dicevo prima, di contratto col PD, di cui si è detto tutto il peggio possibile, peggio cose, e lì si fa un accordo di programma, invece di là si vuole non dettare un accordo di programma, ma spaccare, dettare le condizioni su chi si siede al tavolo e chi no. Non è stato un errore questo? No, ma il punto è che nessuno di noi si trova nella situazione in cui avrebbe voluto trovarsi. Cioè, dopo la legge elettorale era evidente, come dicevo prima, che ci dovessero essere dei movimenti. Il punto era tenere le forze politiche con i loro movimenti sugli interessi dei cittadini e cercare di abbracciare quella richiesta di cambiamento che i cittadini hanno fatto il 4 marzo e che è stato giustamente definito un terremoto politico. Ora, in questo chiaramente si deve mantenere una coerenza nei valori e nelle scelte. Io non posso pensare di dare una risposta di cambiamento insieme a Silvio Berlusconi. È oggettivamente impossibile. Andiamo nel contenuto, non andiamo nella persona. Allora con la noi, Boschi sì. No, mi scusi. No, noi avevamo, no, la ringrazio di avermi fatto questa domanda perché è importante chiarire questo punto. Noi avevamo il dovere politico di fare un'operazione di trasparenza e di interloquire con chi? Con le altre due forze politiche, la seconda e la terza, il Partito Democratico e la Lega. Necessariamente dovevamo fare quell'operazione, perché lei sa benissimo che se noi non avessimo fatto quella apertura, tra l'altro su un perimetro dato dal Presidente della Repubblica Mattarella, perché è stato Mattarella a dire adesso rivolgetevi anche al Partito Democratico, se noi non avessimo fatto quell'operazione, qui per ora ci sarebbe il dubbio che forse, è il solito discorso del Partito Democratico, non ci sto, però se mi chiamavi forse c'ero. Sì, però invece oggi tutti gli italiani hanno potuto vedere in maniera chiara e netta che c'è un partito che appartiene ormai totalmente a Matteo Renzi, e quel partito è totalmente inaffidabile, perché guardi, partito... ho sentito anche parlare Martina, però, in 50 giorni onorevole Bonafede, sì. Però è anche vero che era un po' difficile per un partito a cui voi avete detto un po' di tutto, gli avete dato pure il mafioso a Renzi, che proprio non così, abbiamo dato il mafioso a Renzi, abbiamo detto che stavano approvando leggi che erano a favore dei corrotti, lo rivendichiamo. No, ma che si sedesse così tranquillamente, senza colpo ferire, diciamo, a dialogare con colpo ferire è un modo di dire. No, scusi, ma non è che qui siamo stati. È un stati... modo di interloquire. No, però non è che qui siamo stati permalosi. Cioè. Qui abbiamo un partito che in 50 giorni ha fatto di tutto. Prima col 18%, con una legge proporzionale votata da loro. Cioè loro hanno scritto una legge che impone ai partiti di dialogare dopo il voto e sono stati i primi a dire no, noi non dialoghiamo con nessuno, stiamo sull'Aventino. Sì. Dopodiché a un certo punto il Presidente della Repubblica Mattarella apre quel perimetro di dialogo. Si sospendono le consultazioni perché aspettavamo tutti la direzione del PD per metterli spalle al muro sui problemi, e Matteo Renzi va a fare un'intervista in cui sostanzialmente dimostra di aver preso in giro i cittadini e anche il Presidente della Repubblica Mattarella, perché quello vuol dire prendere in giro anche il Presidente della Repubblica. Si siede e va a fare il suo show e cosa devo sentire, Martina? Cioè, prima, spero di aver sentito male, dice che il problema è stato noi che dopo quell'intervista abbiamo chiuso. Avete chiuso allora, i rapporti. Allora deve essere chiaro Martina che se lui si vuole fare mettere piedi in testa da Renzi, faccia pure. Detto, noi abbiamo la nostra dignità, sia noi che gli elettori. È possibile parlare ogni Sì, tanto, le chiedo scusa, però questa veramente era inascoltabile. No, perché...
Di Maio era stato il primo a dire che lui non si nascondeva quanto sarebbe stato difficile sia per i vostri elettori che per gli elettori del Movimento 5 Stelle, se si fosse, come dire, andati avanti, arrivare a un inizio di dialogo proprio per tutti i progressi che c'erano stati. Certo. Quindi da quel punto di vista chiaramente, certo, il fatto che poi Di Maio abbia subito buttato in certo non senso, abbia subito, cioè, spugna, evidentemente, anche per chi dentro il PD magari voleva dialogare, è stato un gesto che ha chiuso comunque i rapporti. Cioè, i cittadini hanno bisogno di avere una risposta. Se ancora nel PD avevano bisogno di dialogare, tra l'altro Matteo Renzi non ha dato un segnale di quel tipo, no, era non evidente, l'ho dato sicuro, ma c'erano gli altri esponenti. Sì, ma guardi, siamo di fronte ad una situazione in cui la maggioranza sarebbe stata eventualmente, perché noi non parlavamo molto risicata, di, molto cioè, risicata. Se già Renzi e renziani, cioè praticamente no, tutto il gruppo cioè, parlamentare, dice di no, allora noi dobbiamo cercare di fare lo sforzo adesso, per però, dare il governo ai cittadini, cosa, ma non possiamo nemmeno prenderli in giro. Io direi una cosa, adesso vi faccio vedere un servizio che abbiamo girato a Napoli, perché voi avete avuto molti voti, soprattutto al sud, tra i tassisti, che sono vostri proprio sostenitori, sì, anche quelli di Roma, devo dire, insomma, sì, a Napoli particolarmente. Perché gli abbiamo detto cosa ne pensate di cosa è successo in questi due mesi, di quello che ha fatto Di Maio, di come si è mosso il Movimento 5 Stelle, li rivotereste? Sentiamo come ci hanno risposto. Francesca Biagiotti. Buongiorno, siamo qui per sentire un po' l'umore dei votanti 5 Stelle. Lei ha votato 5 Stelle? Io alle ultime elezioni sì, ho votato 5 Stelle, perché in questo momento secondo me era l'unico partito che potevo un po' rompere il sistema. Però dice era. Era. E da come si sono messe le cose, mo sinceramente non saprei. Napoli, qui alle scorse elezioni, il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito. Oggi quali sono gli umori della base elettorale? Votato 5 Stelle? Sì. Hanno dimostrato in 5 anni di non prendere vitalizi, di non prendere lo stipendio che prendono altri politici, di dare soldi indietro per aiutare le piccole imprese. Quindi più di questo non ho mai visto la politica fare una cosa del genere. Diciamo che noi siamo tifosi di Di Maio essendo lui un campano, nonostante che noi abbiamo votato 5 Stelle, ci aspettavamo qualcosa in più. Per me non ha fatto ancora niente, lui ci ha provato a fare delle alleanze e non sono ancora andate in porto perché ci sono troppi interessi dietro, si andrà a votare di nuovo. Il problema è che andare a votare di nuovo così io non vado proprio a votare perché è una pagliacciata, bisogna fare prima la legge elettorale. Tra i tassisti che abbiamo incontrato i votanti 5 Stelle sono la maggioranza e allora facciamo un giro della città parlando di politica. Claudio si mette la cintura, è una sorta di miracolo mi sta facendo. Mettiamo la cintura, dai. Però devo togliere questo. Sì. Io ho votato Di Maio perché? Perché peggio di questo noi non potevamo arrivare, ok? Allora io dico che Di Maio, anche se fa un centimetro in più, già per me è una cosa importante. Noi volevamo che arrivasse al governo, adesso è impossibile che, essendo un partito nuovo, arrivava solo lui a governare e tutti quanti si stavano zitti. Quindi se lo doveva aspettare che si doveva sedere a tavola con qualcuno. Adesso andiamo al voto, abbiamo visto che il Friuli è andato a centrodestra, quindi va a finire che poi andiamo un'altra volta al voto, salgono un'altra volta loro e è finita. Cioè perde consenso. Perde consenso. L'unica cosa che io personalmente non vorrei è il governo tecnico. No, perché niente, siamo stanchi dei governi tecnici. Io che ho votato il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ha portato un progetto e che non provvedeva poi fare un patto con qualcun altro. Specialmente poi fare un compromesso con il PD. Forse con Berlusconi, diciamo che la mia collera sarebbe stata di meno, però non significa che comunque mi avrebbe dato fastidio anche questo. I campani, cioè al momento che lui si allea con un altro partito, cioè con noi ha chiuso anche Di Maio. Ha chiuso? Sì, sì, ha chiuso anche Di Maio con noi. E invece l'apertura al centro-sinistra? No, l'apertura al centro-sinistra sarebbe stato proprio il baratro. Il baratro. Col centro-sinistra non ci doveva neanche provare. Proprio no. Col centro-destra impuntarsi solo col fatto di Berlusconi e dargli una mano ancora, perché se lui se ne va e non si mette d'accordo, lui al governo non ci va, Berlusconi tanto ci andrà sempre. Di Maio cosa ha sbagliato? Doveva fare un passo indietro? Di Maio si è sentito troppo sicuro di sé. Lui ha detto io faccio il mio movimento da solo. Allora adesso lui deve portare la sua idea
come l'ha iniziata. Muore Sansone con tutti i filistei. Allora, come ho visto, molti vostri lettori poi vorrebbero che governaste da soli e non in alleanza né col centrodestra né col centrosinistra, ma è impossibile perché questa è la legge elettorale che abbiamo. Ma che non l'hanno cambiata in questi due mesi? Ecco, io sono sicuro. Domanda di Mario Giordano. Perché non è stata cambiata la legge elettorale? Una legge di pure iniziativa. Ci vogliono i numeri anche per cambiare la legge elettorale. Però siamo la scorsa legislatura era iniziata con l'idea che bisognava cambiare la legge elettorale, e poi diventa il pretesto con cui i partiti stanno seduti in Parlamento per 5 anni. Allora, siccome due mesi di Parlamento fermo si poteva approvare, volendo, se ci fosse l'accordo. Ma non ci sono i numeri, perché Salvini dice. Salvini dice per me va bene il premio di lista, però Berlusconi vuole il premio alla coalizione. Siamo sempre nel solito nel solito circolo vizioso in cui ci sono i partiti che fanno i loro interessi e i cittadini dietro. Il servizio è molto interessante perché i cittadini danno risposte differenti. Alcuni vorrebbero un'alleanza con uno, alcune. In realtà. Non si scandalizzano molto per l'alleanza Berlusconi. Alcuni no, altri invece dicono no, devono andare avanti da soli. Io sono convinto che se quei cittadini avessero trovato un contratto di governo in cui si diceva che si superava la Fornero, una legge anticorruzione, il reddito di cittadinanza e le misure per le imprese, noi avremmo compattato tutti i cittadini che avete intervistato, perché avrebbero detto finalmente qualcuno parla di noi. E questo è quello che hanno chiesto i cittadini, e che purtroppo non è stato possibile per responsabilità degli altri. Perché, scusi, tanto per chiedere un altro punto su Di Maio, chiedo scusa. Siccome Salvini è stato per 60 giorni a dire troppo il problema è Di Maio, la premiership di Maio, Di Maio faccia un passo indietro, poi Di Maio ha fatto il passo indietro e Salvini dice no vabbè, ma tanto io Berlusconi lo lascio lo stesso. Cioè noi siamo di fronte a tutti questi blef. Adesso guardiamo solo rapidamente il futuro. Se si dovesse tornare a votare anche a tempi brevissimi con questa legge elettorale, rischiamo di stare da capo a 12, perché... Cioè uguali, no, vedo che mi guarda quando dico queste cose da capo a 12 senza colpo ferito. Significa uguali, sono espressioni, diciamo, sì. Guardava con un'aria che dice, cioè è come stiamo adesso. E voi, qual è il vostro auspicio? Perché a me sembra che il loro auspicio, e anche quello di Salvini, sia vabbè, tanto dopo le elezioni io mi libero di Berlusconi e faccio l'alleanza col Movimento 5 Stelle. No, il nostro auspicio è che... No, di divorare il PD. Il PD si divora abbastanza bene da solo, se devo dire la verità. Per quanto ci riguarda, oggi i cittadini hanno avuto questi 60 giorni in cui hanno potuto vedere qual è il comportamento dei partiti quando ricevono la loro fiducia. Ecco, il 18% che ha votato il PD probabilmente pensa che cosa l'ho votato a fare, se sono stati sull'Aventino e poi per quei pochi giorni... Un po' di vostri elettori sono... scontenti però ci sono, di questa... cioè non è che almeno stando a quello elettori, che si dice. Noi guardiamo a testa alta i nostri elettori spiegandogli che abbiamo fatto esattamente quello che avevamo detto prima del voto. Bene. Perché in campagna elettorale, lo sanno tutti, noi dicevamo se non raggiungeremo la maggioranza assoluta dovremmo aprirci ad un dialogo sui temi. Abbiamo provato a fare questo e in tutta questa storia quello che è incredibile è che né Salvini né il Matteo Renzi né il PD si sono nemmeno seduti a parlare dei temi. Martina prima parlava dei temi della gente, ora vogliono appoggiare un governo tecnico senza nemmeno sapere che cosa farà. Noi non si sono nemmeno seduti per parlare. Il governo tecnico tre cose dovrebbe fare, quindi già si sa quello che dovrebbe fare: rappresentare l'Italia in Europa, scongiurare l'aumento dell'IVA e avviare la manovra economica. Ma sono cose importanti che richiedono scelte politiche. Sì, però se non c'è il governo neanche quelle si fanno. Le faccio un'ultima domanda. Noi non voteremo la fiducia al governo tecnico. Però non le è sembrato molto scortese nei confronti e riguardoso del Presidente della Repubblica dichiararlo a soli 3 minuti dal discorso tutto sommato appassionato e preoccupato che lui aveva fatto ieri? No, in questi 60 giorni abbiamo dimostrato massima correttezza nei confronti del Presidente della Repubblica, abbiamo seguito tutte le sue indicazioni, quando ci dava un perimetro di dialogo noi lo seguivamo, il nostro tentativo l'abbiamo fatto sempre in assoluta sinergia con quelle che erano le parole del Capo dello Stato. Chiaramente poi noi esprimiamo anche una volontà politica e noi ci rifiutiamo di votare la fiducia ad un governo
neutrale, che poi sarebbe identico a un governo tecnico alla Monti, cioè quei governi che, non avendo messo la faccia in una campagna elettorale e non conoscendo gli interessi e le esigenze dei cittadini, poi approvano leggi come la legge Fornero. Si ricandideranno tutti i parlamentari, cioè salta il vincolo del doppio mandato nel caso di elezioni a luglio? Allora, io ritengo che non si possa parlare di mandato quando ancora parliamo di una legislatura non iniziata. Quindi direi di sì, però sarà il nostro garante, sarà il nostro garante a decidere. Auspico di sì. E lei, ministro della giustizia? Me lo auguro. Benissimo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie di uscire da quella parte. Sì. Grazie.